di che cosa abbiamo bisogno per vivere? Abbiamo bisogno di Gesù, della fede che è la ragione della vita, come dice la canzone. Questa è dedicata ad una donna, questa canzone, ma per noi è dedicata a Gesù e ci viene offerto attraverso le mani della Madonna. Quindi camminiamo verso Loreto per avere l'amore della nostra vita, avere il senso della nostra vita. Noi abbiamo bisogno di poche cose, di essere sereni, cosa che invece non abbiamo. Noi andiamo in centri di benessere, poi invece forse abbiamo bisogno di altro. Tutto qui. Di serenità, di fiducia. E per noi la fede, la grande fede, specialmente in questo tempo, in questo tipo di società, per aver ricaricare le pile e andare avanti. Soprattutto amore. E poi il resto che tutti sappiamo. Quindi stanotte chiederai questo? Sì, chiederò amore e serenità. Di fede, soprattutto di fede. Quindi stanotte cosa chiederà? Non glielo dico a lei cosa chiedo, lo tengo per me. Prima di tutto della compagnia di Spirito Santo. Quindi questa notte cosa chiederà? Che guardano giù. Che guardano su perché ha bisogno di tante mi e tante persone che le ha bisogno, che le guardano su, che sperano nella misericordia di Dio e della Madonna specialmente. Chiedo di continuare a star bene, la salute e basta. L'esperienza di questo pellegrinaggio è il segno che oltre ad esserci una domanda, oltre ad esserci un'attesa e un'inquietudine nel cuore di tante persone, c'è anche una risposta, ecco. Una risposta che per noi cristiani, per noi credenti, è Gesù di Nazaret, ecco, la sua vita, la sua morte, la sua resurrezione, il messaggio che ci ha lasciato nel Vangelo e la testimonianza che ci lascia attraverso la Chiesa. Direi che, seguendo un po' la linea che ci ha indicato Papa Francesco, la risposta la dobbiamo trovare oggi nella prossimità, ecco, nella vicinanza e con l'incontro. Ecco, farci prossimo, è quello che ci chiede il Vangelo in fin dei conti, no? Farci prossimo di ogni persona e soprattutto delle persone che si trovano in situazioni di difficoltà, di qualsiasi difficoltà. E questa prossimità permetterà a Gesù, ecco, di dare una risposta alle profonde attese di ogni cuore umano. Pieni di forza, di grazia e di gloria. Pieni di forza, di grazia e di gloria. Pieni di forza, di grazia e di gloria. Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa. Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa. Sapete voi che c'è nel mondo una gran casa. È la dimora di nostro Signore. Vieni di forza, di grazia e di gloria. Vieni di forza, di grazia e di gloria. Vieni di forza, di grazia e di gloria. L'abbiamo vista parlare intensamente con Monsignor Parolin, che vi siete detti? Niente, gli ho detto che era per noi un grande onore averlo qua. Noi sappiamo che lui si sposta non con assiduità, vuole stare vicino a Papa Francesco e la sua presenza qui ci ha onorato. Ho chiesto naturalmente che, insomma, che ci raccontasse parole di coraggio, perché siamo alla vigilia di un cammino e poi tante persone hanno bisogno di parole di conforto. Lui mi ha riferito che, insomma, percepisce e sa che siamo forti, che siamo coraggiosi e quindi non ce n'è bisogno, ma insomma così è stato davvero una persona estremamente cara e disponibile. Di che cosa abbiamo bisogno per vivere? A mio parere di stare insieme, di cercare di restare insieme in un momento in cui forse non è facile restare insieme per tante ragioni. Quindi, e il tentativo è anche di non lasciarsi nessuno indietro. È uno sforzo che dobbiamo fare e credo che lo si debba fare sia a livello, come dire, sociale che a livello di responsabilità istituzionale. Siamo certi che sarà un cammino importante. C'è una bella canzone di Claudio Baglioni che racconta
che il cammino è un cammino che ci farà sentire forti, che comunque troveremo un gancio in mezzo al cielo e che a un certo punto sarà la strada a far battere il nostro cuore. Presidente Pettinari, ci fa stare in pena. Come sta intanto? No, tutto bene, tutto bene. Qualche piccolo problema, ma anzi, è stata l'occasione per un po' fare qualche indagine, finalmente a pensare anche un po' a me stesso, però tutto bene, grazie. E cosa chiederà questa sera? Beh, chiediamo tutti, un futuro diverso, una prospettiva per i nostri figli, per tutta la nostra comunità. E naturalmente il lavoro, che è la prima cosa, l'unica cosa, perché veramente per essere liberi bisogna avere la possibilità per difendere la propria dignità, specialmente la nostra gente deve poter lavorare, ci chiede solo di lavorare ed è questo l'argomento, il tema e il drammatico momento che viviamo e ci spinge a questo. Quindi noi chiediamo alla Madonna e appunto a questo momento di preghiera, di grande spiritualità, che ci aiuti a trovare la strada maestra, proprio per una prospettiva e un futuro per tutti, ma soprattutto per i nostri figli, i nostri giovani. Presidente Spacca non camminerà. Non è detto, forse qualche passo riesco a farlo, nonostante le ginocchia fragili e malandate. Cosa chiederà o cosa vorrebbe chiedere? Beh, visto chi ci ascolta, direi che possiamo chiedere qualcosa di molto importante, soprattutto lavoro per i giovani, per i giovani che non ce l'hanno e che sono tantissimi anche nella nostra regione. Questo però può farlo anche la politica. Ma la politica è messa, o meglio, il paese, la comunità nel suo complesso, che è composta non solo dalle istituzioni e dagli uomini delle istituzioni, ma anche l'economia, gli imprenditori, la burocrazia, la pubblica amministrazione. Io credo che se non c'è un cambio radicale di passo e anche un'inversione nella modalità di organizzazione delle risorse, nella cultura organizzativa, noi non ne veniamo fuori da una situazione che è difficilissima. Quindi se non ci mette le mani il Signore, credo che difficilmente riusciremo a risolvere il problema. Intanto il Presidente Spacca è in cammino per il terzo mandato? Intanto il Presidente Spacca è in cammino per Loreto.